Giornata storica alla Canottieri Casale nella quarta giornata di Serie 1 maschile di tennis a squadre. Sui campi di Viale Longopo Gramsci è arrivato l'ex numero 25 ATP Filippo Volandri, uomo chiave per la corazzata del Tennis Club Italia Forte dei Marmi, favorita numero 1 per il titolo. Il successo è andato ai toscani, che hanno vinto con un netto 6-0 davanti ad un numeroso pubblico. I casalesi, oltre agli infortunati Brizzi e Bella, non avevano a disposizione il vento Nicola Ghedin, impegnato in una semifinale in Tunisia. La cronaca degli incontri parte dal singolare numero 3, che ha visto in campo per i toscani Walter Trusendi e per i casalesi Lorenzo Reale. Successo del forte marmino con il punteggio di 6-1-6-0, con qualche preoccupazione invece per il giovane Monferrino, che è incappato in una storta alla caviglia nell'ultimo gioco dell'incontro. Tra i numeri 4, Matteo Marrai ha battuto con un duplice 6-0 Nicola Rustico, mentre nel match clou di giornata il livornese Filippo Volandri ha battuto il ceco della Canottieri Casale Jaroslav Pospisil con il punteggio di 6-4-6-1. Dopo un primo set equilibrato in cui il giocatore di casa sembrava in grado di strappare il parziale al giocatore livornese, Pospisil è incappato nella solidità di gioco da fondo campo dell'avversario. Tra i numeri 2, successo di Matteo Viola contro Marco Bernardi con il punteggio di 6-0-6-0. Nei doppi, il tandem toscano Giorgini-Marrai ha battuto Pospisil e Bernardi con lo score finale di 6-3-6-0, mentre nell'ultimo incontro di giornata il tandem giovanissimo della squadra ospite, composto da Grasso e Calvani, ha battuto la coppia tutta casalese Massola Reale con il punteggio di 7-5-6-2. A margine degli incontri abbiamo potuto chiacchierare con l'ex Davisman azzurro Volandri, che ci ha parlato della sua carriera e del massimo campionato italiano di tennis a squadra. Sicuramente è la passione, perché no, in questo momento della mia carriera non c'è altro, quindi non lo fai per il prize money, perché comunque giocando challenger è molto basso, ma lo fai per la passione. In più ci tengo a giocare la Serie A, perché è un circolo dove sono praticamente nato, essendo nato veramente a 30 km da lì, da Forte dei Marmi, quindi ci tengo maggiormente. E mi sto ancora godendo il tennis finché posso, perché ovviamente è una passione, quindi cerco di portarla avanti il più possibile. Ma siamo sicuramente un'ottima squadra, siamo una squadra completa, perché abbiamo un ottimo vivaio, un ottimo 8 più che sono Marrai e Trusendi, abbiamo Viola numero 2, abbiamo uno straniero come Struff che ancora non ha giocato ma credo che verrà impegnato nelle prossime partite, quindi siamo una buona squadra come ce ne sono altre, puntiamo in grande, poi però dobbiamo giocare ogni domenica, ogni singola partita, quindi andiamo passo passo. La formula è una formula particolare. Ci sono squadre come la nostra che hanno un ottimo vivaio e quindi più competitive, altre squadre fanno più fatica a trovare i due vivai o gli 8 più e quindi magari si vedono delle partite un pochino più particolari, però questa è la formula, quindi ci dobbiamo adeguare a questa e per nostra fortuna l'8 più e il vivaio sono due ottimi giocatori.